una promessa che diventa concreta, quella del Ministero dopo il sopralluogo degli scorsi giorni che hanno visto appunto Fiumicino in una scena quasi drammatica, piena di rifiuti. Sì, io sono venuto a Fiumicino quando, all'indomani della grande mareggiata che ha portato tantissimi rifiuti di tanti generi completamente diversi sulla spiaggia, ero insieme al sindaco e rappresentanti della Capitaneria di Porto, ci siamo resi conto che bisognava intervenire. Già ovviamente avevamo un progetto in via di ultima definizione al Ministero dell'Ambiente, oggi con soddisfazione possiamo dire che il risultato è arrivato, ovvero sia noi copriremo in tutta Italia 19 foci dei grandi fiumi italiani, che sono i grandi portatori di marine litter, quindi di rifiuti a mare, prima che questi rifiuti arrivino a mare, con imbarcazioni di un consorzio Castalia di armatori, ma copriremo anche tutte le aree marine protette d'Italia, copriremo anche il cosiddetto mare aperto, cioè 32 imbarcazioni complessive più degli spazzamare. Perché? Perché noi riteniamo che è il momento di dare una sterzata alla gestione del mare, dei 500.000 chilometri quadrati di mare che avvolgono l'Italia, più della terraferma che sono 300.000 chilometri quadrati, quindi dobbiamo dare una significatività ulteriore. Inoltre siamo i primi in Europa a fare un'esperienza del genere, così diffusa, così piena, in legame con il territorio e con le forze di controllo, perché vogliamo anche essere simbolo che le cose si pensano, si organizzano e si fanno, e quindi che anche altre nazioni possono fare lo stesso, perché il mare è di tutti, non è solo il mare italiano ovviamente, e quindi non solo il mar Mediterraneo ma anche magari altri mari a livello planetario. Penso che oggi sia una bella giornata per l'ambiente. Un'azione alla quale poi seguirà anche la legge sul marine litter. Sì, adesso la legge salvamare è all'ultimo miglio in Senato, si lega in questa visione che abbiamo definito anche con questa splendida giornata. Perché? Perché metteremo dentro in questa sorta di sentinelle del mare anche i pescatori, ma anche i consorzi di filiera, penso a tutti i consorzi che possono poi prendere questi rifiuti e portarli nei percorsi dell'economia circolare. E aggiungiamo anche che nel piano di resilienza e ripartenza, il Recovery Fund, noi abbiamo anche previsto una serie di fondi importanti per i porti verdi, il Green Port, perché sappiamo che c'è anche tutto questa necessità di rendere il sistema mare complessivamente un sistema green. C'è una visione completa, c'è una visione anche particolareggiata, adesso finalmente si parte. Scene come quelle che abbiamo visto nelle scorse settimane dipendono anche dall'educazione e dalla civiltà dei cittadini. Beh, sicuramente ai cittadini, con l'iniziativa che ormai ha più di 2 anni, da quando sono diventato ministro, l'iniziativa Plastic Free, noi abbiamo chiesto ai cittadini di essere le prime sentinelle dell'ambiente, nei fiumi, sul territorio, sulle spiagge, nel mare, non gettare plastiche, non usare il monouso, essere attenti. E ha camminato molto questa sfida che abbiamo lanciato, e la cosa bella che mi piace rammentare è che abbiamo ottenuto un risultato insieme al Messico e all'Argentina, siamo le prime 3 nazioni al mondo ad aver ottenuto il risultato dell'educazione ambientale come materia formativa nelle scuole, in tutte le scuole, dalle elementari fino all'università. È già norma, già in tutte le scuole, quindi si può fare, ovviamente in questo momento con il Covid è un po' più complesso, ma è già norma. Ed è una grande soddisfazione aver ricevuto dal segretario generale Guterres i ringraziamenti a livello mondiale, segretario generale delle Nazioni Unite, che ha detto: prendete esempio dall'Italia, l'educazione ambientale fa parte del nostro sistema scolastico da settembre dell'anno scorso. E mi sembra anche questo un modo per investire sulle giovani generazioni. Fiumicino è oggi protagonista di un progetto nazionale che vede finalmente il Ministero impegnato in un'azione di pulizia del fiume ma anche del mare. Sì, molto, molto importante, tenendo presente che arrivano soprattutto in questo periodo veramente tonnellate e tonnellate
di immondizia, perché quando il Tevere è alto si porta dietro e si porta via dalle colere a monte tutta l'immondizia che c'è, le discariche abusive, tutto quello che succede, diciamo, nel corso degli anni, dell'anno, e viene direttamente sulle spiagge di Fiumicino, anche perché quando arriva a mare, il mare è sposta sul versante nord, Ora, questo intervento, soprattutto legato alla plastica e ai rifiuti galleggianti, che comunque è molto importante anche perché molte volte le plastiche che arrivano dal Tevere, noi ce la troviamo a Passo Scuro, a 20 km di distanza, quindi con un livello di degrado molto importante e assoluto. Questo lavoro, questo presidio persino quotidiano, tutto l'anno, 7 giorni su 7, è un presidio veramente molto molto significativo, e questo ci permette non solo di pulire, non solo di intervenire lì dove naturalmente c'è il rifiuto galleggiante che dal Tevere va verso il mare, ma addirittura dimostrare che poi c'è una presenza organizzata da parte delle istituzioni. Scene come quelle che abbiamo visto nelle ultime settimane, dopo le mareggiate, dopo la piena del Tevere, dipendono comunque anche e soprattutto dall'educazione dei cittadini. Sì, dipendono fondamentalmente dall'educazione dei cittadini, dipende dal controllo che si ha nei diversi punti del territorio, dei territori comunali, dagli insediamenti che ci sono soprattutto sulle sponde, sulle colline e sulla colline del Tevere. Dipende essenzialmente da questo, peccato che questo lavoro di prevenzione, diciamo, non viene fatto proprio perché arrivando qui tonnellate di rifiuti, è quella la dimostrazione lampante che nessuno fa questo tipo di lavoro. Spero che con questo, diciamo, avvio, questo inizio da parte del Ministero dell'Ambiente, un po' tutte le istituzioni si muovono e riescono a dare delle risposte. Fino adesso le uniche risposte sono naturalmente quella del comune, che comunque è più tartassato di tutti, in questo caso qui nel Lazio c'è sicuramente il comune di Fiumicino, e poi una risposta l'abbiamo avuta quest'anno anche con uno stanziamento di 200.000 euro da parte della regione, che ci permette adesso, dal 1° di marzo, ci permetterà di fare un lavoro di asportazione, di pulizia di tutta l'immondizia che è arrivata, diciamo, in questo periodo invernale. Insieme al Ministero dell'Ambiente, perché riteniamo di avere un ruolo importante nella gestione del materiale che verrà raccolto. Ovviamente saranno rifiuti composti da diversi materiali, il nostro ruolo è quello di separare la plastica dagli altri prodotti e poi mettere a disposizione le nostre competenze per poterle avviare a riciclo. Non sarà ovviamente un'esperienza semplice, perché i materiali quando rimangono nell'acqua si deteriorano, ma siamo convinti di poter dare nuova vita a questa plastica. Un appello va comunque anche ai cittadini, perché se i rifiuti si trovano nell'ambiente è anche colpa nostra. Direi che questo è probabilmente la cosa principale da raccontare anche oggi, perché alla fine questi materiali non arrivano in acqua da soli, qualcuno ce li ha sicuramente buttati. È un problema di cultura, di educazione, e forse anche un problema di strutture e di risorse messe a disposizione, perché noi abbiamo un'esperienza ormai ventennale, vediamo che dove le strutture sono state messe a disposizione dei cittadini, i cittadini poi in qualche maniera rispondono. Abbiamo fatto un'esperienza simile su Po lo scorso anno, e la raccolta di plastica su lungo il fiume Po è stata molto bassa, proprio perché probabilmente c'è una cultura della raccolta differenziata e strutture adeguate che permettono di minimizzare questi comportamenti. Parte oggi da Fiumicino un progetto nazionale di pulizia delle acque che si aggiunge a quello che già la Guardia Costiera in parte fa. Esatto, oggi parte un progetto del Ministero dell'Ambiente, che ha fatto una convenzione allargata.
stipulato la convenzione annuale che c'ha per il recupero dei rifiuti in mare con quest'anno appunto la società Castalia, e quindi questa convenzione è stata estesa anche alle plastiche, per cui noi qui a Fiumicino, dove abbiamo chiaramente sia Fiumicino che Fiumara Grande, due fiumi che apportano molta plastica, per cui siamo uno dei porti interessati, in quanto avremo due unità della Castalia che faranno ogni giorno ispezione lungo la foce e anche nelle acque prospicienti, sempre coordinate dalla Guardia Costiera sotto il profilo operativo, e quindi un progetto importantissimo perché darà la possibilità di recuperare un'ingente quantità di plastica, oltre a quella che già viene recuperata con le barriere che sono state poste dalla regione a monte del fiume. Per cui tra questi due sistemi speriamo davvero di recuperare quasi la totalità delle plastiche che arrivano dai fiumi. Questo però dipende anche e soprattutto dall'educazione dei cittadini. È chiaro che l'educazione dei cittadini svolge un ruolo fondamentale, ma noi per questo lavoriamo da anni con le lezioni che facciamo alle scuole, quindi per la cosiddetta rispetto del mare, no? E quindi facciamo loro la giornata del mare, dove facciamo vedere cosa bisogna fare per evitare che il mare venga inquinato. Questi sacchi in quanti giorni? Questo sacco l'abbiamo raccolto negli ultimi due giorni e questo stamattina, questo che avete.